libera trasferibilità della stazione radio, no? Una volta il portatile non c'era, per cui era il grosso guaio, uno per muoversi, cominciare a scrivere al ministero, autorizzazioni, autorizzazioni, e a quel punto lì diventava una cosa improponibile. Quando ho sentito odore di questa liberalizzazione, beh, ho detto qui bisogna fare qualcosa per fare anche attività fuori casa, insomma, ecco. Vedevo l'attività dei laghi bella, perché tutto sommato si può fare anche in gruppo, possiamo anche portare la moglie, insomma, al lago, possiamo andarci con la macchina, possiamo andarci d'estate a fare anche così la grigliata, come ci vedono anche molte foto, no? Che possiamo anche andare d'inverno con la neve a prendere un bel po' di freddo, comunque vabbè, insomma, ecco, fa parte del gioco e a noi piace giocare così. Cosa ho voluto fare? Ho voluto cercare di semplificare molto quello che fino adesso secondo me è stato un po' un vincolo per certi diplomi, no? E cioè il voler la QSL a ogni costo, no? Il voler fare richieste complicate, tutte queste cose qui pensavo fossero superabili, no? Anche fidandosi così della buona fede di chi vuole di poi, a un punto sono cominciate a derivarmi informazioni, ma sai che sono stato lì e c'era quel lago, però non l'hai segnato, pazienza, lo mettiamo, insomma, no, ecco. Vedo Giorgio lì, ogni tanto mi non è ancora finita, no? Poi bisogna andarci, bello. Tipo, no, io ad esempio lo stesso, comunque l'aria a 3000 metri dove si va su anche a unghie, no? Ecco, e io ne ho fatti anche, ne ho fatti parecchi di sti laghi. È difficile, è duro, perché da su con pochi watt non è facile farsi sentire, ma è una soddisfazione molto grande. Anni fa facciamo il contest di 2 metri, qui la cosa è un po' diversa, cioè poi non parliamo, ecco, sull'argomento tecnico delle attivazioni, ma è un po' diversa, è un po' più difficile, però dà molte soddisfazioni. Non ho più sentito dall'Olanda, volevano anche loro fare un diploma dei laghi olandesi, mi hanno mandato un po' di mail chiedendo se potevano farlo, non ci sono problemi, per me va benissimo, fate il diploma dei laghi. Poi mi ha chiamato anche, ho ricevuto anche una richiesta dall'Ucraina, del club QRP dell'Ucraina, che ha attivato anche quest'anno dei laghi, ma ha chiesto anche lì, ma hanno chiesto se potevano affiliarsi, diciamo, al DLI per fare questa cosa qua. Sarebbe bello, e infatti io ho fatto anche una forma di diploma chiamato il WEAL, sarebbe bello farlo europeo, se mi sono, no? A parte che poi il lavoro aumenta, no? E ho giornata su tutte le bande di attivazione dei laghi, già sono andati a scalzare i francesi, e lì anche tu, insomma, non è che sia così facile da prendere quelle zone lì. Poi ci siamo andati a fare, anche noi ci siamo andati a fare, diciamo, ecco, io e l'NAI abbiamo fatto diverse attivazioni qui nella Valle di Ceresone, abbiamo fatto la Val d'Aosta, insomma, siamo stati lì, abbiamo fatto parecchie attività. Sono piccole dimensioni, per cui sono un po' improponibili da proiettare, no? Vanno bene da mettere sul sito, ma continuate a mandarmele piccole, Capone, Giulia di Maggiulia, non voglio essere ripetitivo, però è doveroso salutare e ringraziare tutti. Siamo da questa parte, ma ognuno di voi può venire qui in qualsiasi momento, prendere la parola e discutere, controbattere quanto lo stiamo dicendo. Non abbiamo la pretesa di diffondere e infondere niente, è un dibattito apertissimo, quindi ogni cosa che diciamo può essere contestata, può essere modificata con l'intervento di tutti voi. 1010 metri sul livello del mare, non è proprio una passeggiatina, insomma, siamo in quota. È un dipolo, giusto? Sì. Full size. Dipolo. E la canna è la canna da pesca? No, c'è il supporto centrale che è il supporto del dipolo, non è la canna da pesca. Ah, ok. Supporto verticale per il dipolo configurato a V invertita lì più o meno. 15 avremo. È un dipolo che l'ho visto, ma non mi ricordo più il nome di questa antenna. Si trova sul sito americano, la vendo, è un'antenna multibanda a baffo. Il dipolo che sosteniamo, l'abbiamo fatto diversi modelli, diversi tipi, abbiamo fatto un dipolo 3/4, cioè un'onda intera,
10 metri da una parte, 30 metri da quell'altra. Adesso però siamo ritornati al vecchio di Polo invertita centrale con palo alluminio, appunto stavo, volevo smentire quello che hai detto tu. Abbiamo messo l'ultimo pezzo, un pezzo di canna per la vecchia quad, così almeno anche se si dovesse appoggiare, perché c'è qualcuno che ecco toccava di così e per quello che abbiamo il rosso. Però ti diamo il dire di Polo, va sempre 1-1 a parte. Anche basso? Sì, sì, sì. Lo facciamo finire a 80-90 cm da terra, qualcosa troviamo sempre, se no un picchettino lo picchiamo per terra. Infatti, ecco. Altre cose, le modifiche del regolamento, non so, c'è qualcuno che ha qualche idea, qualcosa che vorrebbe. Sarebbe bello enfatizzare il cibo doppio. Sarebbe bello enfatizzare il cibo doppio. Però io ci ho provato una volta, poi abbiamo mollato lì perché era. Ma ci vorrei riprovare, ecco, di fare qualcosa in 40 metri anche il cibo doppio. Ogni tanto dirlo anche, no? Mentre finito il pile up vado giù. Anche ovviamente perché c'era di mezzo il. Sta parlando degli americani. Però comunque si fanno 15 americani. Oltre a ci siamo accorti che avevamo ancora 7-06 e finito quando